la mia bambina è venuta da me piangendo e mi ha detto: mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Povera figlia, evidentemente è un OGM, cresciuta dalla mamma con latte al plutonio. È l'ottobre scorso quando il governatore Vincenzo De Luca gela le famiglie campane che dopo il lockdown di primavera e le elezioni regionali attendono la riapertura delle scuole. In Campania, seguita successivamente dalla Puglia, non solo gli istituti superiori, ma anche le scuole elementari e medie restano chiuse. Si fa la DAD, la didattica a distanza. I genitori e i loro figli scendono in piazza per protestare contro un'anomalia di cui finirà per occuparsi la stampa internazionale e Save the Children. Nel frattempo ci si organizza. Per le mamme soprattutto non è facile. Palmira ha due figlie alle elementari e dà vita al coordinamento scuole aperte in Campania. Si tratta qui di conciliare lavoro e il nuovo mestiere di maestre per noi mamme, cercando di seguire al massimo i nostri ragazzi nella didattica a distanza. Il lavoro, diciamo, sostanzialmente avviene in smart working, cerco di seguire tutto quello che riguarda la mia azienda attraverso il computer, che devo però condividere spesso con i miei figli che hanno necessità di seguire le lezioni online. Si è creato questo movimento spontaneo di persone che come me si opponevano a questa illogica chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, mentre nel resto d'Italia tutti gli altri continuavano ad andare a scuola, addirittura in zona rossa fino alla prima media. Raccogliamo circa 15.000 famiglie, abbiamo avuto l'opportunità di raccogliere le testimonianze di tantissime famiglie che spesso non hanno la possibilità di poter seguire i figli nella didattica a distanza e far conciliare allo stesso tempo il lavoro, ma ci sono arrivate anche testimonianze di disagi ben più profondi, famiglie che non hanno a disposizione ad esempio una connessione internet adeguata e quindi i loro figli risultavano essere totalmente tagliati fuori. I miei bambini vorrebbero ritornare assolutamente a scuola. Sono bimbi al plutonio. Sì, hanno bevuto tantissimo latte al plutonio, lo confesso. Mentre nel resto d'Italia in autunno le chiusure delle scuole elementari e medie determinano ricorsi ai tribunali amministrativi che ne dispongono la riapertura immediata, il TAR Campania ha invece un atteggiamento più cauto. L'associazione ha presentato due ricorsi all'inizio in autunno che sono stati rigettati dal TAR. Quell'occasione ha ritenuto che non ci fosse sproporzione da parte dell'ordinanza regionale rispetto alle misure adottate. Ha comunque aveva ordinato alla Regione Campania di esibire i dati a supporto. Quindi il TAR diceva: rimangano le scuole chiuse, però la Regione deve fornire le prove scientifiche. Esattamente. La Regione le ha esibite questi dati. Mai. A dicembre, se non ricordo male, c'è stato un terzo ricorso che è stato accolto dal TAR Campania. Assolutamente, con l'ennesima chiusura da parte della Regione Campania, abbiamo a supporto del ricorso allegato una relazione scientifica dove è stato chiaramente evidenziato come le scuole non fossero focolai di contagio. TAR Campania proprio questo ha statuito, che in realtà c'era una assoluta sproporzione tra la tutela del diritto alla salute pubblica con la tutela del diritto alla salute dei minori. C'è stato un tasso di dispersione scolastica che è aumentato del doppio da quando c'è stata la chiusura delle scuole. Ma la riapertura a febbraio, seppure a scartamento ridotto, delle scuole in Campania ha avuto termine già il 1 marzo, con l'ingresso della regione in zona rossa e le nuove restrizioni imposte dal governo per contenere i contagi. Sono in molti a ritenere che da queste parti l'anno scolastico terminerà senza il ritorno in classe. Ciò che resta è l'amarezza e la malinconia dei bambini di Napoli e della Campania, costretti a subire più duramente dei loro coetanei nel resto del paese gli effetti della pandemia. Ti piace andare a scuola? Sì. Sì? Sì. Perché? Perché imparo molte cose, scrivo e faccio molto. Quando vado a scuola studiamo, ma appena finita la ricreazione, significa che un po' giochiamo. Senti, ma adesso, no, in questi giorni che la scuola è chiusa, tu che fai durante la giornata? Il giorno mi devo collegare. Devi fare la DAD. La DAD. Ti piace la DAD? No. Perché? Perché non vedo i miei compagni da vicino, non li tocco. E poi, dopo che hai fatto la DAD, che cosa fai nel pomeriggio? Gioco. A casa? Sì, guardo un po' che cartoni. Ci fanno uscire poco, vero, in questo periodo? Sì. Solo il sabato e la domenica mi fanno uscire.
Questo non è che ti piace tanto. No. Perché? Perché non vedo i miei compagni da vicino, li vedo al computer. Che cosa ne pensi dell'epidemia del Covid, di questo virus che circola? Non mi piace affatto. No? No. Perché molte persone vedo che devono indossare la mascherina e devo fare la DAD. Le altre regioni, cioè vanno a scuola, questo è ingiusto.